Buongiorno a tutti, sono qui oggi per parlare di ottiche, di lenti, insomma, di obiettivi. Il mondo della fotografia del Reflex è composto da un periodo indisponibile. Da una parte si compone di tanti macchi e Reflex per tutto il professionale, che contano lo stesso di gas 15.7 megapixel, velocità da 8 stati a secondo per ottica in 40, spazi tropicalizzati, e dall'altra parte è un vastissimo parco ottico, che ha il compito di concentrare le informazioni luminose sul sensore e dare luce ai vostri foto. La sua nascita ad esplorazione degli anni 40 ha sempre investito in ricerca e sviluppo per trasformare al massimo le tecnologie ottiche, tanto che nel 2006 ha potuto festeggiare il 30.000esimo obiettivo venduto, e quindi scelto. Ma vediamo quali sono le tecnologie preparate agli obiettivi e da cosa servono. Per la qualità d'immagine, lente storiche per migliorare gli effetti della vibrazione e la messa a fuoco, elementi alla fluorite e elementi UV per correggere la vibrazione automatica, stabilizzatori ottici per correggere l'oscillazione delle 5 e 20 Hz, in meno pensate di 0,002 secondi, quindi completamente sta in immagini stabili. Lenti a misto e trasparenti anche di fresco per eliminare alloni, parassiti ed effetti fantasma. Per la velocità di scatto, motori ultrasonici, ustionali, per messa a fuoco preciso, veloce e silenzioso. E non dimentichiamo la affidabilità dell'elettronica di questo obiettivo, la resistenza alla polvere e all'acqua, la compattezza e leggerezza. Pensate alle lenti DUA, lenti Low Refractive Optics. Inoltre, Canon, in questi ultimi anni, con la lente della USA 300D, ha creato anche una nuova linea di ottiche più economiche, dedicata alla fotocamera con sensore non full. Ciò per offrire anche al cliente del Reflex Consumer, che vale ancora di lutto, prestazioni simili alle ottiche professionali, ma dai costi contenuti. Sono le ottiche EFS, ricapitolando. Al momento il cliente OST ha la possibilità di creare immagini con uno spettrometro di oltre 60 ottiche EFS e dal momento già 5 ottiche EFS. Insomma, resta per scegliere le ottiche in rete adeguate e divertirci a scattare. E per ora è tutto, calma per terra, calma in questo momento.